L'approvazione del progetto definitivo esecutivo dell'ex collegio Ravasco rappresenta un punto di svolta per il recupero della storica struttura. Non tutti ne conoscono il pregio architettonico. Lo stabile, risalente ai primi del Novecento, circondato da un vasto giardino, è stato fortemente danneggiato dal tempo e dal terremoto, per cui, se non consolidato e adeguato sismicamente, rischia di non essere recuperabile. L'ASL quindi recupera e rifunzionalizza dunque un edificio storico di pregio e restituisce alla cittadinanza un nuovo centro residenziale di cure palliative per l'assistenza ai malati terminali, il cosiddetto hospice, che basa la propria attività sul principio secondo cui prioritaria è la qualità di vita residua del paziente in fase terminale. Attualmente l'hospice è delocalizzato per esigenze legate alla pandemia in contrada Casalena, quindi con questo intervento e con questo progetto il servizio sarà trasferito in centro con 3 posti letto in più rispetto all'attuale che è situato appunto a Casalena. Con questo intervento in definitiva contribuiamo al recupero e alla riqualificazione del centro cittadino. Un tema che ci ha visto e ci vede coinvolti in un'ottica di proficua collaborazione per il bene della nostra collettività. L'hospice racchiuderà 4 livelli e precisamente le 4 principali aree, che sono residenziale, generale di supporto, operativa ed una dedicata alla valutazione e terapia. Saranno 8 le camere di degenza in grado di accogliere anche gli accompagnatori. Precisamente sono 2 camere doppie e 6 singole per complessivi 10 posti letto. L'hospice vivrà un'importante operazione di restauro scientifico, di recupero, ristrutturazione, oltre che di miglioramento dell'efficienza strutturale attraverso l'importante azione di adeguamento sismico, essendo l'immobile in uno stato gravissimo di conservazione, ma anche fortemente danneggiato dagli eventi sismici risalenti al 2016 e seguenti.